traffico in centro a New York, no? Sì, è classico. Esatto. E vabbè, e quelli comunque sono team che ovviamente in regioni particolari c'è un motivo se ci sono questi espatri verso l'America, verso la Cina da parte di regioni minori che sono l'Europa, in realtà. Per carità, la Corea. Non sono gli Edward Gaming ad essere presenti come rappresentanti all'interno del Mid-Season Invitational, sono i Royal Never Give Up, che davvero Never Give Up. Uzi finalmente vince uno split. Dopo quanto tempo? 4 anni? 5? Penso 5. L'Uncrowned King, il re mai coronato. Ma signori, l'eterno siamo secondo. In fase di pick and ban. Pentagram contro Dire Wars, l'ultima partita di oggi per quanto riguarda il Mid-Season Invitational. Poi non scappate perché poi ritorniamo alle 6. Alle 6? Che ore sono? Ritorniamo alle 18. Vi ricordo che ci sarà il qualifier del PG National Predator. Raccoon contro Cyberground. Ma per ora sapremo chi sarà il secondo nome a qualificarsi. Paz, Once, Ramune, Yutori Moyasi. Yutori Moyasi con Gang nel ruolo di supporto. Chippies, Shellfire, Triple King, Cupcake. Bannata, Fiora, what? Come primo ban tra tutti vogliono i ban mettere, che puoi fare? Vogliono mettere un tank top. Vogliono mettere Camille top. Non lo so. Oppure trollarla anche stavolta. Gangplank bannato, Camille. Hanno bannato Swain, hanno bannato Fiora, bannato Gangplank. Dici tu. Non hanno neanche scritto niente, quindi... Caitlyn, primo pick, si va sul serio stavolta. Meno male, perché voglio vedere cosa questi team riescono a darci privi dall'ansia da prestazione. Sì. Perché l'abbiamo visto ieri da parte degli Ascension. Hai visto che bella partita che hanno giocato come ultima partita? Sì. Mi aspetto altrettanto oggi. Ed eccolo là il pick di Jin, accompagnato da Alistar, immediatamente rimosso. Ci sono ancora un paio di personaggi importanti, tra cui appunto i supporti come Alistar e come Morgana. Rakan è stato bannato. Prendere Alistar con Morgana open da parte di Direwolves è stato curioso. Ma secondo me ci sta. Katarina? No, ok, per fortuna, Ryze. Ho detto, ma non era la partita seria questa. Vabbè, Irelia? Non è che adesso Katarina non si deve giocare seria. No, vabbè. Se la sai giocare. Bro, davvero. Oh, l'ultima partita che ho fatto Katarina, ho spaccato. Fatti vedere il replay. Per favore. Non trasformiamo questo stream in uno stream diseducativo. Azir per la consiglia centrale dei Direwolf. Azir, Jin e Alistar. Come trittico non è male, ma secondo me la composizione dei pentagram si mostra molto più solida. Secondo fase di ban. Ok, ci sono jungler da decidere. E jungler, secondo te con queste composizioni che cosa vanno a preferire i due team? Il ban di LeBlanc. What? Contro Azir non è male LeBlanc, eh? Ma quindi pensano ancora che Vladimir vada top? È probabile. Non vogliono rischiare. È possibile, non è probabile. Ricordiamo che l'ultimo pick ce l'hanno i Dire Wolves. Non possono decidere loro. Devono decidere i Pentagram. Sai cosa? È probabile per un motivo. Perché comunque ti trovi una composizione lato Pentagram, tanti danni, tanta utilità, ma fragile. Mm-hmm. Quindi i Dire Wolves non vogliono mettere Trundle dalla loro, perché sarebbe un pick molto sacrificato. Se tu non vuoi mettere Trundle e hai Alistar come unico fulcro, diciamo, di tankosità, puoi voler impostare anche la corsia superiore in modo aggressivo. E arriva invece Kha'Zix immediatamente preso. Ci sono tutti gli altri pick per la giungla dall'altra parte, tranne Graves, che è stato bannato. Skarner con Morgana sarebbe davvero un ottimo pick up. Però Olaf, perché Olaf? Prendi Skarner. Olaf contro quella composizione? Prendi Skarner. No. Anche perché... Hai Caitlyn, ho capito che Vladimir Skarner corre con te, ma... Skarner gode di una discreta antisinergia nei confronti di Azir. Nel senso che se Skarner colpisce qualcuno col pungiglione e Azir lo lancia via con la scorta imperiale... Se lo porta dietro. Esatto. Ok. Sion per la corsia superiore. Olaf, il primo giro di giungla non fa bassissimo in vita. Se invade a livello basso, Kha'Zix si prende una free kill. Forse anche di più di una. L'abbiamo già visto succedere proprio all'interno di questo torneo, quindi... proprio all'interno della giornata di oggi. Vediamo, perché a questo punto... E un Sion per ancora una volta permettere a Vladimir di flexare. No, Shen contro Vladimir, regali la lane. Shen contro Sion. Ah no, contro Sion, sì, ok. Sì. Non swappano i pentagram? Potevano swappare ancora una volta, nel senso che generalmente Sion può continuare a farmare in tranquillità contro Azir e Vladimir avrebbe una free lane contro Shen. Sarebbe divino mandare Sion mid nelle mani di Ramune e Paz top con
con e Vladimir. No, e invece no, non se la sento. Forse voglio andare in game? No, perché non penso che andare a mettere un giocatore praticamente in autofill durante la partita che puoi giocare seriamente sia saggio. Non mi piace. No? Non mi piace. Era perfetto. Sì, on mid, Vladimir top era perfetto, perché Vladimir a free farm contro Shen non può fare assolutamente nulla, e Azir invece non può fare nulla contro Cometa Sion mid. Nulla, zero, niente, nada, nisba, nicht. Ho finito le lingue. Sì, hai finito di deturpare e insultare ogni possibile pronuncia delle lingue in Europa, quindi passiamo alla partita. No, comunque, sono due composizioni interessanti, ma ogni pick ti fa dire e se... E ma, e se invece avessero preso quello? Invece vediamo questa composizione, dove lato pentagram abbiamo una tonnellata di danni e utilità. Quella Morgana mi convince molto, specialmente nell'ottica di contrapporla a Alistar. Alistar e Jhin fanno davvero poco contro Morgana. Perché su chi vai a concatenare il florileggio letale? Su chi vai a cercare il knock-up con Alistar? Non hai neanche abbastanza danni magici. Caitlyn Morgana l'ha vista oggi, ha fatto piangere lacrime di sangue la corsia avversaria. Era un Ezreal... Cos'era Ezreal? Ezreal Brom. Brom? No, Ezreal Rakan. Era Ezreal Rakan, è vero. Ok, signore e signori, per l'ultima partita della giornata, per l'ultima partita di gironi dei play-in, siamo ancora sulla Landa degli Evocatori, Mid-Season Invitational, lato blu della mappa per i Pentagram dal Giappone, affrontano i Direwolves. E quindi, a casa con i vostri hashtag, hashtag PGMWin se ti fate per i Pentagram, hashtag DWWin se ti fate per i Direwolves. Ok. Il tuo hashtag, caro Sarengo? Pentagram o Direwolves? Non mi piace. Come dicevo, non mi piacevano quello che hanno messo in campo i Direwolves. Quindi hashtag Pentagram. Anche se la perdono, uguale, 100%. Ok, quindi semplicemente per la draft sei parteggi per i Pentagram. Assolutamente sì. Ok. Sono d'accordo, tra l'altro, se posso dire la mia. Anche perché... qui penso che tu voglia giocare una Alistar comp nella corsia, sì, sfruttando la Suprema di Shen una volta raggiunti due livelli 6, in maniera analoga a quella che magari può essere una Talia in corsia centrale, tu vai a sfruttare la presenza globale di Shen. Ma anche lì dovevi bannare Morgana se vuoi farlo in sicurezza. Sì. Morgana permette a quella corsia inferiore di essere troppo solida. Pronti non livello 1? So, so. Cupcake e King? No, cosa stanno facendo? Questo può essere un bel setup. Cosa? No, questo può essere un bel setup. Oddio, per fare no, un po' di danni. Non ti mostra King, sei un maiale. Niente. Vabbè, sono comunque Caitlyn Morgana, non penso che speravano sarebbe andati... Magari? No. È ma contro Olaf, appunto. Olaf vuole prendere botte a livello 1. Perché così giungla più velocemente. Sai che alcuni Olaf, giocatori di Olaf, sì, quando sanno di avere un jungler avversario che non li può counter junglare, sì, vanno mid a prendere un colpo di torre prima di iniziare la giungla. Addirittura? Sì. Prendono un colpo, è rischioso. Prendono un colpo di torre e poi vanno a junglare. Non è rischioso se l'avversario non può counter junglare, velocizzi in maniera enorme il tuo power farm. Questa è una cosa che professionisti addestrati possono fare. Non lo fate a casa. Please don't try this at home. Comunque, torniamo in corsia, dove effettivamente, come preventivato, Morgana e Caitlyn stanno rendendo la vita di Jhin e Alistar un inferno. Jhin e Alistar fanno sotto torre, Cupcake ingaggia, ma è a livello 1, non ha a disposizione la sua combo, allontana semplicemente gli avversari dalla struttura e prova ad avere un po' di harass. Nel frattempo top, Paz e Chippies si stanno picchiando in maniera abbastanza pressante. Tra cosa c'erano? Shenfire esce dalla giungla, doppio buff, livello 3. Arrivò, okay. Livello 3 anche lui. Lo scontro potrebbe essere impari al momento. Per quanto Olaf sia alto in salute e sia facile inseguire Kha'Zix, infatti non connette, lascia! Aia, l'ha recuperata. La tira once, che non la ritira perché infatti non la raccoglie. In questo caso, niente da fare. I due jungler si salutano e si ringraziano. Il granchio è stato preso da Shenfire. Guarda, parlando però di questo tentativo di aggressione da parte di Olaf, voglio dire, lascia, penetra per tutta la durata, per tutta la lunghezza attraverso la quale tu la vai a lanciare. Perché tirartela sui piedi? Top però, guarda qui Sion, nonostante l'assenza di Cometa Arcana, anche perché Shen con la presa dell'immortale ha sustain, sta bullizzando parecchio il tank nemico.
Shenfire top, vogliono l'aggressione? Shenfire è a mezza vita, anche se a livello 4 non ha più pozioni ricaricabili, non ha più carica all'interno della pozione ricaricabile. Pronto, Shen utilizza taunt, bloccato Paz, Paz prova a fare danni ma vengono tutti evitati dal dodge ad aria. Paz salta Shenfire per raggiungerlo, guadagna tempo Paz, arriva lo stordimento da cespuglio, flash da parte di Cipis, bravissimo, mentre flash da parte di Once con un'accetta, colpo e auto-attacco, brucia gli ultimi HP di Shen. Intanto in corsia inferiore, controlli Cupcake, su Cupcake che rischia tanto. Deve fare il giro lungo per evitare la trappola, flash da parte di Yotori Moyasi, prende finalmente l'uccisione, flash da parte di Gaeng e la seconda uccisione per Yotori Moyasi, è la prima volta che lo vedo partire in positivo in questa giornata. Perché rispondi con Jin Alistar contro Morgana Open? E questo quello a cui ti sei condannato. Questa azione in corsia inferiore è tutta colpa della draft dei Direwolves. Drafti una losing lane in corsia inferiore, la vai a compensare con un jungler aggressivo per poi portare le attenzioni del jungler top? E no, e non si fa, specialmente quando stai cercando di aggredire Olaf, Sion. Sion che tanca e Cipis che si lancia di faccia con un flash contro il muro. In corsia inferiore però il protagonista dell'azione rimane Gang. Il suo bravissimo scudo con i riflessi sul legame oscuro, il concatenamento con la trappola. E poi qua il flash in avanti, sì. Qui Gang flasha per mettere a segno il legame oscuro e immobilizzare Jin. Aveva ancora il flash Jin, ma semplicemente non se l'aspetta. Sì. King non se l'aspetta, non riesce a reagire, invece all'aggressività di Gang che lo coglie di sorpresa. Semplice l'esecuzione in questa corsia e Caitlyn è enorme. Sei in una corsia inferiore con un MC spada contro gli stivali della rapidità. Questo letteralmente significa... Mentre la classica battuta, non ti presenti a un duello di pistole con un coltello? Stavolta ti presenti a un duello di pistole con una scarpa. È un po' meno efficace del coltello. Nella corsia inferiore ancora una volta, scudo immediato da parte di Gang, su Cupcake si girano, gli tirano due mazzate, un destro, un sinistro, un colpo alla testa e questo è il risultato. Non riesce a prendere fluoreggio letale King. Ramune intanto scaccia Shenfire all'interno della sua metà campo. Menifio insieme a Once. Guarda quanta gente. Un patti? Aspetta. Ma sai cosa volevo sottolineare? Effettivamente, guarda questi pentagram e pensa ai pentagram della partita di prima. Guarda che differenza c'è nella decisione e nella determinazione nelle fasi iniziali. Sì. Capisci perché mi interessava vedere seriamente questa partita? Sì. Perché è questo che volevo vedere. Volevo vedere di cosa sono davvero capaci i giapponesi e in questo caso ce lo stanno dimostrando. Livello di gioco molto buono, mentre dall'altro lato i Direwolves oggi sono davvero fuori forma. Predatore utilizzato da Once che adesso si sposta in corsia centrale, vogliono aggredire Azir ma la scorta imperiale c'è? Niente. Shuri Mashup, anzi neanche, proprio sabbie mobili verso la torre. Occhio bot. Velocità di movimento, no, apri il drago d'oceano. Anche questo molto buono. Livello 6. Quindi alle difese addizionali della passiva del Ragnarok, mentre Shenfire dall'altra parte della mappa con impegnato alla rovesta Crevisi e non ha neanche il 6 neanche dopo questo obiettivo. Oh, il vantaggio da parte di Once è pesantissimo e questo vantaggio sta per riproporsi su tutta la mappa grazie a questo Drago d'Oceano che a malapena danneggia il giocatore. Drago d'Oceano su quella bottom lane vuol dire davvero che Jin ha smesso di farmare. Guarda il tabellone, guarda la conta dei minion per la corsia inferiore, 66 a 50. Vabbè, cioè fai il livello 6 finalmente. Evoluzione immediatamente dell'invisibilità. Camuffamento, sì. Che poi è paradossale perché la sua è un'invisibilità, non un camuffamento, ma l'evoluzione della Suprema si chiama camuffamento potenziato e quindi uno si confonde, dannazione. Comunque. Ma perché è mimesi se non vado errato? Non è camuffamento. Giusto, è mimesi. È camouflage in... Sì, è mimesi. Camouflage è mimesi in italiano. Mimesi o mimesi? Mimesi. 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 Mimosa. Ma... Nel dubbio. Mammada. Oh! Non lo so. Stata a corto. Ancora una volta il furto qui si prolunga per Shenfire che ruba anche il campo di lupi. Ma nel frattempo c'è il rosso di Olaf che dicevamo era in vantaggio e va a guadagnare questo campo. Il tempo perso però a fare il drago d'oceano ha permesso a Shenfire di recuperare lo svantaggio di esperienza. L'ultima partita da parte di Cipis con Shen è stata 441 giorni fa. Dai, magari allo smurfo. In competitivo. Allo smurfo. In competitivo.
Ovviamente in scrim è tutta un'altra cosa. Ricordiamo che i dati degli allenamenti sono gli allenamenti segreti. Sono super segreti, perché ovviamente non puoi dare la possibilità al team avversario di prepararsi contro ogni tua strategia. Però in competitivo Cippis ha giocato Shen un anno e mezzo fa. Sì. Wow. Questo spiega anche perché Shen sia sotto di 20 minion, sia sotto torre e sia arrassato continuamente. Shen Fire in corsia inferiore. Nella corsia inferiore vediamo che è pronto all'intervento. È all'interno di un cespuglio, questa volta il lume è all'interno del cespuglio, non guarda, fuori. Guarda qui che cosa sta facendo. Questo lo voglio sottolineare perché è così che si gioca Kha'Zix. Tu aspetti un millimetro fuori dal cespuglio ed entri nel cespuglio solo quando vuoi davvero ingaggiare, perché ottieni l'invisibilità. Eccolo, vai! Infatti... parte immediatamente, viene visto non so come. Niente. L'ingaggio da parte di Cupcake, che si gira lo studio Tori. Bravo. Flash immediatamente per evitare il danno dell'isolamento. Cupcake viene meltato, cancellato, il danno puro. E questo, si girano anche su Kha'Zix, donando addirittura il potenziamento e l'uccisione. Aiuteremo Yasi, perfetto. Ha utilizzato il flash subito, non prima la guarigione, poi il flash come di solito si fa. Questo gli ha permesso di vincere immediatamente questo combattimento grazie a un'azione ben congegnata e un counter gank eccellente da parte di Wans. Invece in corsia centrale è stato utilizzato... Oh, mamma mia! Povero Jin. Wow! Sto dicendo, in corsia centrale è stato utilizzato l'unity nelle difficoltà di Shen per cercare di ingaggiare su Vladimir. Una risorsa importantissima sprecata. E Cippis sta ancora nella corsia superiore, quindi vuol dire che Pazza l'ha interrotto. Semplicemente no, è arrivato mid, l'abbiamo visto mid per un minuto, poi ha deciso di camminare top proprio perché aveva sprecato... Ha teleportato alla fine. Ah, ok. Cioè, ci siamo persi un pezzo a testa, sì, esatto. Messi insieme ricostruiamo l'azione. Eravamo impegnati con quella inferiore. Sì, infatti, no, perché l'abbiamo letta sulla minimappa questa. Sì. Vediamo come si è svolto il tutto. Shen Fire, all'interno della sua giungla c'è un lume. Ah, ecco perché sapevano, è stato visto da quel lume. Questo spiega tutto. Di questo nuovo? Spiega... Ah, no, è il replay. È la seconda volta che lo faccio. Qui davvero i Pentagram sono stati capaci di una lettura di gioco spettacolare. Aggressivissimi su Cupcake, per quanto la riduzione danno sia efficace contro Caitlyn e Morgana, non può nulla contro i danni puri di Olaf. E adesso siamo di nuovo in partita e Shen Fire viene aggredito proprio da quell'Olaf. Invisibilità attivata, la componente attiva della Suprema, Shen Fire salterà attraverso il muro? Ramun triple, contro Triple. Ramun continua. Triple non ha così tanta mobilità. Ci prova, allora rallenta. Once deve... mantenere una posizione di sicurezza perché altrimenti... Oi là, i soldati! Oi là, Ramune! Oh! Hello! Hello! Aia, che male! Ennesimo colpo dei soldati. Ramune ne ha prese così tante, ma così tante che se lo ricorda per giorni a venire. Comunque, Shen Fire invisibile in corsia superiore, cercare il gank della corsia. Cippis è lì con il suo Shen. Colpo perfetto, connette su King e quello è un quarto di salute che ci saluta. King, per fortuna, piede resto, rigenera un po' della sua barra degli HP. Strada facendo. Suprema di Sion attivata per tornare in corsia. Dove sta arrivando? Oh, guarda qui. Sta arrivando in corsia. Shen Fire di nuovo, che stavolta su Gang. Scudo su di lui. Flessa per evitare lo stordimento. Lo Snare. Cupcake questa volta di HP ne ha da vendere. Yotori dietro il resto del team. Ancora una volta il counter gank di Once per la terza volta di fila. Preso con il legame oscuro e a chilometri di distanza. Shen Fire non possono continuare, ma sono ancora vivi. E anzi, prendono l'ennesima uccisione. Addirittura Ramune. Quanti vogliono dai varli? È un dive con Vladimir. È Predatore, troppo comodo. Addirittura anche la Shurelia. Cerca di rallentarlo. Flash. E questa è una torre gratuita per i Pentagram. Gold lead immensa. 6.000 unità in loro favore. 6-0. Due strutture. Un drago dell'oceano. La partita è completamente in loro controllo. Once cerca Shen Fire. Non lo trova. Era dentro a quel cespuglio. L'insetto riuscirà a portare a casa il carapace per questa volta. Sì. Però vanno per un messaggero della landa. Questa è un'altra cosa che mi sta piacendo dei Pentagram. Non stanno fermi un secondo. Rimangono volta dopo volta a privare gli avversari di risorse sulla mappa. Questo è un macrogame molto convinto, che finalmente tiene fede a quella che è la loro fama di team iperaggressivo all'interno della loro lega nazionale. Triple in corsia centrale completa il dente di Nashor, ma ancora non è riuscito a trovare nulla. Essere aggressivi in un meta in una regione lentissima significa essere una squadra normale in tutto il resto del mondo. Guarda qua. Once, sesto senso, e ogni volta al posto giusto, al momento giusto. Praticamente peggio della signora Fletcher, davvero. È una cosa stupenda l'esecuzione di mappa di questo Olaf. E il colpo d'ascia finale va a mattare il toro. Bravi Pentagram. Mattalo, davvero, mattalo.
davvero davvero bravi. Stava facendo anche una gloria del giusto, tanto per correre ancora più veloce addosso alla gente. Che è già nelle tasche di Sion, capisci sì. quanto vogliono ingaggiare? E finalmente non vediamo la cavolo di... come si chiama? La convergenza di Zeke su Ola. Che... Sarò sincero, non fa impazzire neanche me quell'oggetto sui giangli. Bello, ma che, quanto sei forte, quanto puoi essere forte, come l'hai preso quel legame oscuro? Azir stava guardando i piccioni, stava guardando. Senti, saranno pure parenti suoi, voglio dire, ogni tanto bisogna curarsi della famiglia. E questa non è una torre, queste sono due, c'è anche Paz dal lato, sono pronti, sono prontissimi, è già fatta. Una torre viene questa giù. Questa va. 3800 ancora HP sul messaggero dell'Irlanda. King Cupcake sotto la torre della seconda. Sta arrivando anche il jungler, Shenfire, con il suo Kha'Zix. Nessuno di questi ha OE per pulire i minion. Un 5. Che cosa vuoi fare? 7-0. Non hai neanche strumenti di wave clear perché Azir è morto ed è l'unico strumento di wave clear che hai. Non hanno ancora preso né una torre, né una kill, né un obiettivo di mappa. Partita perfetta da parte di quei Pentagram che al momento hanno perso tutto. Ramun, cioè sono 0-5 e stanno facendo il game perfetto, ragazzi. Sono 0-5, stanno facendo il game perfetto. Ok. Torna in base Vladimir, un altro drago elementale. Li vedi quanto sono proattivi sulla mappa? Una volta che sono in vantaggio, te l'ho detto. Per una volta che gli utori in Moyasi non è 0-3, non parte 0-3. Quanto va ad inseguire Cippy, saldrà a flashare dopo l'assalto delle ombre, quindi la traversa. Non c'è nessuno però, c'è solo lui. No, però lo porta verso Vladimir di... Ramune? Però la situazione è rischiosa, Vladimir non ha troppa salute ed effettivamente c'erano altri membri ed Arwolf, ossia centrale, lasciano aiutori Moyasi comodo a portare il drago della montagna dalla propria, e se è la mappa che vuoi portare dalla tua non esiste drago migliore. Rivediamo. No, quel lo doveva far vedere dall'alto, lo doveva far vedere dall'alto, era molto più bello dall'alto, da quando si capiva un tubo. E però c'è lo zoom su Azir che muore, molto scenografico, hollywoodiano. Ho capito, tutti figli di, come si chiama quello di, dei Transformers, oddio. Luca, il regista Pasquale? No, il regista Michael Bay. Ecco, sì, sì. Tutti figli di Michael Bay siamo, okay? Vabbè. Dopo siamo figli di Pitagora, siamo figli di Michael Bay. La riedizione 2018, certo. Il remixone pazzesco da parte dei Pentagram. Quest'estate, solo su PC Sports, ragazzi. Eccolo là, incastrato, Gaia, che è la prima kill del team dei Rail Wars. E ha giocato così bene finora, ma quando il 4 ti salta addosso con una violenza. La torre potrebbe cadere. Dovrebbe cadere, triple lì. Deve cadere. Colpo perfetto, c'è Ramun, la torre non cade. Ok. Per ora. Però adesso devi comunque cercare di pressare un'ondata intera di servitori verso quella struttura contro Once, Ramune e Yutori Moyasi. Il wave clear è enorme. Questa è una cosa che spesso si loda poco di Olaf. E che come jungler tank ti porta un wave clear sulla difesa o l'assedio delle strutture che è enorme. La possibilità di concatenare le asce è davvero pressante. Volevo solo mettere un lume! Un lume! Ma fatemelo mettere! In quattro gli sono usciti da un cespuglio per un solo lume! La visione è una faccenda rischiosa in competitivo. Non si può sottovalutare così la necessità di lumi. Buzz arriva aggressivo contro Cippis, gloria del giusto, ingaggiano. Boom, fatto saltare in aria, continua a colpirlo Olaf, ultime accette e il true damage bypassa quelle che sono le difese di Shen. Ciao, Rippy Peperonis. Sai, questa è una situazione troppo scomoda per Shen, perché da un lato puoi dire bypassa le difese di Shen, dall'altro lato ti chiedo dove sono le difese di Shen. Hai i calzari del ninja come unico strumento difensivo, gli HP bonus dell'Idra di Tanica servono a nulla. Inoltre, l'urlo di Sion, oltre a rallentarti, se ti colpisce direttamente va a ridurre la tua armatura. Sì. Quindi anche quei calzari del ninja non servono a nulla. Due torri. Stendardo del comando già completato. Perché? Chi l'ha fatto? Sion. Sion. Cupcake ingaggio su Ramune. Ramune e Vladimir si trasforma in un lago di sangue. King cerca di inseguirlo. Non lo prenderà mai. Intanto, ragazzi, la base. Ragazzi, Dark Wolves, la base. La base. La sono base. Ok, ok. C'è Triple che sta difendendo. Ho capito. Però la torre poteva crollare. Caitlyn si sarebbe potuta permettere un po' più di aggressività. C'è Cippis che sta pulendo l'ondata. King rischia tantissimo. C'è Lee Wans insieme a Ramun. Sogno di Shurelia. La torre crolla. È così tesa questa partita per i Direwolves. Stanno rinunciando a tutto. Non stanno giocando. Non stanno letteralmente giocando. E se guardiamo i punteggi sul tabellone, purtroppo la cosa si rispecchia abbastanza bene. Shenfire nella corsia centrale. Cicca l'engage. Troppo distante Ramun. Ok. Deve fare il livello 11. Le evoluzioni di Kha'Zix sono troppo importanti. Deve fare il livello 11. Ramun, proto cintura. Per pulire i minion.
non vuole far cadere questa torre. Ricordiamo che inoltre l'Emo Piaga sul primo bersaglio va a curare Vladimir del 100% del danno inferto. Questo significa che torna anche ben in salute Ramun, può permettersi di spostarsi lasciando i compagni di squadra in corsia centrale e fa perdere tempo ai Direwolves. E queste sono risorse in più che i Pentagram sono liberi di conquistare. Sì, ma cadrà finalmente adesso la torre. Ma era ora, era scritto, volevi solo guadagnare un po' di tempo in più. Ok. Situazione abbastanza unidirezionale, partita statica per i Direwolves. La loro composizione da qui, secondo te, come può cercare di esplodere? Voglio dire, sono 6.000 gol sotto a 19 minuti. Esatto. Il focus deve essere sul far sopravvivere Azir. Triple, nonostante abbia fermato in maniera eccezionale, siamo a 199 minuti, 202 minuti a 19 minuti e 36, non sembra avere dalla sua troppo spirito di sopravvivenza. E questo potrebbe essere un problema per i Direwolves. Quindi abbiamo uno Shen, utilizziamolo. Kha'Zix in questo caso non ha trovato flank eccezionali. La composizione dei Paris Saint-Germain, dei Pentagram. Per te ormai sono il Paris Saint-Germain. E sono PGM, ma che, allora, che Pentagram? Mettimi una T. Posso capire che il Paris Saint-Germain, per quanto riguarda gli esport, si stia spostando in Asia, ma non siamo ancora arrivati in Giappone. Parentesi, per chi non fosse riuscito a contestualizzare mentalmente la frase da me appena pronunciata, il Paris Saint-Germain ha recentemente, da qualche settimana, chiuso una collaborazione con gli LGD. Ah, ma non per, non per quanto riguarda League of Legends, per altri titoli, però la collaborazione adesso è diretta tra le due. Ho capito, e immagino che in futuro potrebbe tranquillamente spostarsi. Lo sapremo solo vivendo. Anche perché sai, quella, once, cupcake, cupcake Alistar, ma lui c'ha il true damage, true damage, true puro. Paz è arrivato a seguirlo, ma niente da fare. Doppia gloria, giusto che, diciamo, loffano insieme once e Paz. E niente, Shenfire cerca di fuggire, sta sfruttando letteralmente la sua suprema per non farsi trovare da questi Pentagram che stanno passando la partita nella metà campo nemica. C'è una statistica specifica all'interno di League of Legends. Possesso di palla. Praticamente sì, è l'overextension, la quantità di tempo percentuale sul totale della partita che hai passato oltre la metà campo. Sarebbe interessante vederlo in questa di partita. Sì. Drago di montagna, secondo per il team dei Pentagram. Ce l'hai fatta! Yeah. Un applauso! Yeah. Un applauso anche dalla chat! Grazie, bravo, grazie. Sarengo, bravo, grazie. Sarengo. È stato davvero difficile, la pausa prima di andare alla parola è stato per correggere capisco, i neuroni. Riorientare i neuroni. Cupcake e King, ancora una volta tutti e due insieme, Shenfire va a rimuovere Lumi. Ne posiziona un altro cupcake, questa zona del barone è assicurata, tutto il resto del team però è dall'altra parte. Ok. Insomma, oh, stavolta giocano. L'ha spottato. Ma cosa? Ha fatto il giro grazie all'invisibilità dei cespugli dietro di lui. Effettivamente comunque non è solo invisibilità, noi tendiamo a definirla solo invisibilità, ma a quella ci ha associato un buff alla velocità di movimento non indifferente. Quindi per Kha'Zix danzare in questo modo non è difficile una volta evoluta la suprema. Shenfire è lì sul bordo del cespuglio, come abbiamo detto è questo il corretto pattern d'esecuzione, prendete nota futuri main Kha'Zix che ci state seguendo da casa. Cerca di rallentare Olaf, non connette neanche su di lui. Quanti danni ha preso? Gli ha tirato una mazzata in fronte, cerca un legame oscuro, Gang non lo trova. Questo è il risultato di non prendere la convergenza di Zeke su Olaf. Fai male e sei più avanti e sei resistente. Certo, esatto. Soprattutto è sulle resistenze che la cosa si impunta, perché no, secondo me è sul fatto che risparmi i soldi, li prendi in HP e ricordiamo che il danno puro di Olaf scala anche sugli HP. Esatto. I colpi feroci da parte sua, che rende poco l'idea asgardiana di questo fulmine. Io l'avrei chiamata Ira di Thor come abilità, ma vabbè, esagerato. Scusa! O non lo so, un nome completamente originale che mi è venuto in mente. Un nome totalmente originale che mi è venuto in mente in questo momento. Vai. Sentenza del Signore del Tuono. No. Non si è mai sentito prima. No, in effetti, mai, assolutamente. Totalmente privo di quanta copyright. Fantasia, complimenti. Grazie. Tannello per una Warmog. Questa sì che è strautile in questo caso, visto gli HP massicci che ha a disposizione, il fatto che ne abbia davvero tanti in questo momento rispetto al minutaggio della partita, siamo solo a 23 minuti. Guarda, è un vantaggio enorme, però è un vantaggio che i Direwolves stanno riuscendo a stallare. È un vantaggio su una scaling comp che vanta Azir e Jhin.
Sì. L'unico dettaglio preoccupante in tutto ciò è Kha'Zix, perché Kha'Zix in una composizione a doppia scaling lane, sì, è un jungler che vuole portare dalla tua early game. In questo caso Olaf ha fatto troppo più del diretto avversario e molta della responsabilità della differenza tra questi due team attualmente ricade sui jungler per i tempi che dovevano applicare e che invece sono stati applicati. Sì. Questa partita non è stata svolta come Draft voleva. Qui Shenfire, parlavamo proprio di lui ed eccolo ancora a passeggiare, pascolare nell'invisibilità tra una trifonda e l'altra. Once lo va ad inseguire, l'ha spottato, però ma l'aveva visto! Una cosa bruttissima che voglio che fissino, che ci sono ancora i punti domanda per le abilità che ha cariche delle ultimate. Guarda di Kha'Zix. Sì. Orribile. Proprio brutto da vedere. Ok. Hydra titanica su Shen, che è stata presa come primo oggetto, che finalmente inizia a fruttare, forzando Sion a tornare in corsia. Sion che ha 3 attivabili, 4, 5 attivabili su 6 slot. Sai, tanto... E praticamente non lo so. Ma i tank fanno danno e tankano e sono facili da giocare, non devono fare niente. La Rito non capisce niente. 5 attivabili su Sion. Ha più attivabili lui del supporto, capisci? Sì. Cioè, sta giocando un Sion full utility. Oh. E ciononostante è riuscito a vincere in maniera abbastanza pressante la corsia contro Shen. 3 abilità da mirare su 4. E questo è quello che mi lascia perplesso. Ok, GPS non giochi da un anno e mezzo quel campione. Gang non riesce a prevedere la direzione di Shenfire, però rimuove il bullo esplosivo. Shenfire è lì in zona. Iniziano? Di controllo. Iniziano il barone? Sì, non sta arrivando. No, andate via. Andate Shenfire. Via. Once, ricordiamo, quando sarà basso in vita, farà molto molto più danno. Arriva un lume. Ok. Passa dal lato. Cap. No, questa è follia. Questa triple, è follia. Triple a tir è un pericolo. Vanno ad abbandonare il barone. Si girano su King, si girano su Cupcake. Triple dal lato. Arriva Olaf. Evita i danni da parte di Azir, flessa via, arriva Shenfire, lo prenderà per forza, salta addosso, non è isolato, riesce comunque a ucciderlo, scappa via, mentre dall'altra parte vanno a uccidere King, nonostante tutte le difese. Ciao, di Cupcake. Ciao Kha'Zix! Paz è ancora vivo, scappa via triple, non così, stessa fortuna per Chippy, splash, splash da parte di Paz, legame oscuro, non va segno, ne fa saltare uno, non due, i dodge ad aria, guadagna tempo, i colpi dei soldati di Azir, triple in un checkpoint preso da Morgana, finalmente non si possono avvicinare i soldati, Sion non gli porta a una seconda vita, la utilizza, continua a colpire Chippis, bloccato ancora una volta, occhio agli altri. Oh, mamma mia, i pugni da morto. Zombie Sion che si tanca apposta i danni di Azir, perché sa che in passiva sarà più utile che da viva. Detta così, dai, davvero, però è vero, cioè, è come l'hai detta, in modo molto diretto, Sion è più utile da morto che da vivo, però in questo caso in è vero. In quella occasione, perché l'ho utilizzato a tutti. Allora, la call comunque è stata troppo azzardata da parte dei Pentagram, cercano questo barone con tutto il team avversario non solo vivo, ma lì in zona. Qui Kha'Zix riesce finalmente a trovare qualcosa, giustizia Olaf, grazie appunto all'elettroshock. Parlavamo di sentenza del signore del tuono, l'eredità, il lascito vivente di questa abilità torna ad essere utile sull'amantide del vuoto. Sion trova il knock-up, ma Chippis riesce a tankare così tanto con quello Shen. Ha preso così tanto tempo. E qui stiamo vedendo quello di cui parlavi tu, effettivamente. Qua Sion a Zir morto, non lo possono toccare, perché tra Morgana, Caitlyn e Vladimir e Sion non hanno nessun dash. Non possono saltare addosso ad Azir, devono camminare addosso ad Azir. Infatti Azir, guarda quanti danni fa, perché gli devono camminare semplicemente addosso. Se lo vogliono uccidere, uno di loro deve morire. Sai qual è il punto? Oh, niente. Che Olaf sta per scappare. No, ce la fa. Sai qual è il punto? Sion, quando è in modalità zombie, su ogni autoattacco va a infliggere una tonnellata di danni percentuali. 10% della vita massima? Esatto. Il fatto che Shen abbia itemizzato principalmente sugli HP con l'idra titanica. Oh! Aia! Che botta da parte della Caitlyn di Yatori Moyasi. Cupcake interviene, ma ancora una volta lo scudo perfetto da parte di Gang. Una suprema eccezionale va a distruggere King. Cosa ci faceva King là in mezzo? Mentre Ramune, libero di fare quello che vuole, continua e caccia via Chippis. Questo è Barone. Questo è Barone, e questi sono dei pentagram che impennano. La rigenerazione del Drago Oceano. Okay, quella no, aiuta no, tantissimo. Chippis cerca di... Chippis, non dove vai? Contestare la situazione, via, ma non è possibile. Vattene. Viene zonato da Morgana. E questo è Barone. Questo è Barone. Da qui i pentagram riescono finalmente a correggere il tiro. Il fight è già... Sta arrivando Shenfire, non lo vede il Paz perché era invisibile! Aspetta! Salta dentro! No, Fial. Morto. Ciao! Bug splat.
da parte dei Pentagram stavolta e non da parte del client. Ci ha provato, anzi l'impostazione è stata eccellente, l'azione era eroica ma non si conclude bene. Serve provare, a questo punto sai che sei indietro, se stai a guardare non combinerai mai nulla in questa partita, serve provare queste azioni. Però questo è un jungler morto, questo è un barone Nashor, questo è un assedio da parte dei Pentagram. Torre, torre con barone, inibitore ripreso, una corsa inferiore, due inibitori giù, si recolla e si va a spendere i soldi per poi finire la partita in top, giusto Pentagram? Giusto Pentagram? Sì, dovrebbe. A meno che Paz non decida di morire. È fragile, sì o no, con quella build è molto fragile. Ho capito, ma perché non torna indietro così muore prima? Beh, ma... Vabbè. Ti disturba particolarmente il fatto che da morto abbia deciso di camminare un po' di più? Sì. Goditela quest'ultima passeggiata, morto per morto. Once, vediamo come guarda si è dovuto posizionare. E qui i danni su di lui King. Sono stati enormi. Ah, Gang lo prende ancora una volta di Supreme, lo blocca anche Paz, mentre Triple cerca di scappare, ma ormai l'emopiaga l'ha chiuso. È stata applicata, e quindi Azir ci saluta. Ha tirato anche un bel muro. Sì, sì. Abbiamo visto l'emopiaga proprio spegnerlo come una candela sotto una... cupola. Come dicevo, l'Azir di Triple è bello vederlo farmare, poi in fight, quando vedi i nemici in PvP, non riesce a rimanere vivo. È proprio più forte di lui. Guarda, ok, ma Azir perché? Torniamo a quella domanda di... Davvero? Davvero, gang? Gigi, abbiamo perso Sarengo. Ragazzi, abbiamo perso Sarengo. Inoltre, non solo perché Azir, perché Alistar. Alistar è 0-5-1 contro Morgana. Alistar, bello, è questa la partita, bello, che gioca. Sì. Nella corsa superiore, dicevamo, l'ultimo inibitore da battere. C'è il Super Minion, potenziato dal barone, potenziato dallo standard del comando. Il cannone, scusate, non il Super Minion. No, Once. Trova Shenfire. Shenfire sta continuando questa partita. Lui gira. Sta giocando a nascondino, non sta giocando a League of sta Legends. Sta giocando a TripAdvisor, va in giro. Sì, lascia le recensioni, prende i punti Google, quelli che poi ti danno i regali quando arrivi a 5.000 punti. Nella corsa superiore intanto buttano giù gli edifici. Intanto dove siete? Perché King è qua? Perché il tiratore quando la base sta andando venendo distrutta è nella giungla nemica? King, cosa stai facendo? Ah, oh, ma si salva? Si salva? Si salva. Perde tempo Ramune. Cupcake da solo a difendere la base. Il support, ragazzi, il support. Dategli la mano, sto povero Cristo. 0-6-1. Ecco, non così però. Shenfire è ritornato. Vedi perché va in giro? Perché se vedi i nemici muore. Oh, guarda, il fatto è che appunto questa era una partita decisa già dalla draft per quanto riguarda i Pentagram. Direwolves draftano una losing lane che non trova mai partita e la partita la trovano invece i ragazzi dal Giappone che mettono così il punto della bandiera sul tabellone. Onore per loro, se ne vanno a testa alta. Bravi, bravi Pentagram. GG ragazzi. GG, morto in questo caso perché... Jin Alistar come power trade in seconda rotazione. Quando l'ho visto davvero mi si è contorto il naso così tanto che mi è arrivato dietro la nuca. Non ha funzionato, decisamente non ha funzionato. La draft aveva parecchi buchi, faceva acqua da tutte le parti. Titanic dopo l'incontro dell'Island. Anche il support dei Darkwolves ne aveva parecchi di buchi a fine partita. Eh sì, ogni volta. 0-6-1 Alistar, 10-0 Caitlyn. Povero Cristo. Coincidenze? Io non credo. Lui ci provava però. Il problema è che ogni volta Olaf spuntava, diceva cicci, ciò. E abbiamo visto durante queste giornate una performance non eccezionale da parte dei jungler dei Pentagram. Guarda, in questa partita